Ciao a tutti ragazzuoli, sono Ermav e oggi sono su World of Tanks per Xbox 360. Purtroppo non l'hanno fatto per X1, sto rosicando tantissimo. E ragazzi, il gioco è uscito proprio oggi, io lo sto provando e vediamo com'è ragazzi. Non ho mai giocato neanche la versione per PC, quindi è tutto nuovo per me. Allora. Ok, qui tocca fare gamma, premere sinistra e destra sul tasto, leva sinistra per riguardare lo schermo finché solo il simbolo centrale sia visibile. Così. E olè, ora si fa la sincronizzazione con la fabbrica. Con la fabbrica. Why? Perché? E olè. Ah, regola lo schermo in modo che il riquadro sia... Ok, no, proprio... Ma lo metterei un po' più così, ok. Ok. Ecco qua ragazzi, allora abbiamo l'addestramento. E beh certo, io ragazzi inizierei con l'addestramento. Questo cos'è? Oh, che taglio. Voilà, iniziamo con l'addestramento, ragazzi. Prima però volevo vedere una cosa, le opzioni. Ok, questo via. Ok. Ah, che taglio. Vabbè, il video, ok. Vibrazione, comandi, ok. Ok ragazzi, andiamo. Lì è l'addestramento. Beh, io direi di fare proprio il primo. Ole. Per acquistare un carro dovrai prima svilupparlo, grazie al cavolo. Oh, guardate ragazzi, ci sono i pacchetti. Cosa che... Benvenuto all'addestramento. Mamma mia. Imparerai come controllare il tuo carro armato e distruggere i veicoli nemici. Punta la visuale sul veicolo militare vicino al tuo corazzato. La torretta seguirà la visuale mentre la sposti. Dov'è? Eccolo qua. Cioè così? E poi? Punta la visuale sull'ambulanza vicina al tuo carro. Ok. Spostati nel punto indicato. Eccolo. Che taglio. Ole. Muoviti lungo la strada. Fai attenzione a non danneggiare i veicoli o edifici. Oh, minchia come accelera ragazzi. Andiamo di qua. Che taglio ragazzi. Ma è difficilissimo. Oh. Mamma mia. Mi sembra che sta a giocare a Euro Truck Simulator. Olè. Oh, ferma! Eccola, ho fatto i danni. Minchia, non si fermava. Piano, piano, Congratulazioni! Hai imparato a manovrare il tuo ok. carro. Sì, ho spaccato una cosa, però vabbè. Spostati presso la posizione di fuoco. È segnata nell'angolo in basso a destra. Quando attraversi la palude, noterai che il terreno accidentato riduce velocità e manovrabilità del veicolo. Ne, ma lei mi faccia la strada infatti. Mica so scemo. Sentite l'acqua ragazzi, è fatta bene. Punta il cannone sul nemico. Distruggi il veicolo nemico. Aspetta che il cerchio del mirino si restringa per avere più precisione. Aspetta che il cannone sia ricaricato per sparare di nuovo. Che taglio Distrutto ragazzi. il tuo primo nemico. Spostati presso la Minga. postazione di fuoco. È Dove? segnata nell'angolo in basso a destra dello schermo. Olè. Oh, frena. Ma perché non gira? Voglio lo sterzo, cavolo. Dritto, dritto. Così, no, no. Frena, 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 frena.
Mamma mia, ragazzi. Oh, che liscio. Pure. Ecco un altro. Eccone uno! Distruggi il veicolo nemico. Prima di aprire il fuoco, aspetta che il cerchio si sia stretto sul bersaglio. E come te fa? Come te fa a far stringere? Non si stringe il cerchio. Oh, ma sei scemo. Trova una postazione di fuoco migliore. Penetrare la corazzatura frontale è sempre più difficile. Davvero, questa è una serie. Ti vabbè, tu mi devi dire perché non fa quella cosa. Distruggi il veicolo nemico. Mira ai fianchi e al retro. Tutti i veicoli sono più vulnerabili in queste zone. È regolare. Dai, eccolo ragazzi. Attiva la mira automatica. In una vera battaglia, se non vuoi essere un bersaglio facile, devi muoverti. Bersaglio acquisito. Distruggi il veicolo nemico mentre ti muovi. Ora non hai più. Che taglio, ragazzi. Distrutto un veicolo nemico pesantemente corazzato. Pesantemente. Spostati nel punto indicato e avvista il nemico. Ok. Prova e distruggi l'ultimo carro nemico. Ok, va bene. Ho capito. Solo entro il tuo raggio. Basta, mi hai rotto le scale, basta. Ragazzi, che spettacolo. Poi la visuale comunque non è neanche un braccio, ragazzi. La grafica è fatta bene. Non malaccio, frena. Usa i cespugli per celare la tua posizione. Celare, no. Fogliame renderà il tuo carro più difficile da avvistare. Vedo. Ricorda che i veicoli. Usa la modalità cecchino per i bersagli lontani. Come si fa? Ah, LT. Dove? No, questa. Così. Minchia, l'ho preso, ragazzi. Oh, dove vai? Oh, adesso sei scemo. Ah, eccolo. Abbiamo trapassato la corazza. Minchia, eccolo, eccolo, dietro. Corazza nemica danneggiata. Minchia, ragazzi, come lo prendo? Come lo prendo? Preso. Ma come è rimbalzato? Ma sei scemo. Eccolo. Girali, che modo più bene. Qua sul fianco. Congratulazioni. Bam, ragazzi. Hai imparato a nascondere la tua che posizione taglio. E a sparare a bersagli lontani. Bueno. Addestramento completato. Alla grande. Che taglio, ragazzi. Tagliosa la cosa. Cazzo, non è malaccio. Ragazzi, lo dovete provare. Lo dovete scaricare e provarlo perché è spettacolare. Troppo spettacolare. Vediamo, Che altro c'è? Comandi di base veicolo, spara e distruggi nemici, Ok. E adesso? L'addestramento che altro è? Livello addestramento corazzati leggeri, istruzioni e consigli. Ah vabbè, questo qua però sono tutti i video, ragazzi, non è da fare. Ok, quindi ora dovrei. Cos'è questo? Sono i carri armati che posso comprare? C'ho 6.000 io, che mi compro? Cavolo. Combattiamo per dare il via. Cioè? No, scusa, non ho capito. Come funziona? Cioè, cosa devo fare adesso? Adesso non mi dite più niente? Carri leggeri, carri medi, carri pesanti. Che taglio. Carri. Vediamo. Che non ci sto capendo molto, ragazzi. Non mi è detto niente. Questo che cavolo è? No, quelli italiani. Italiani ci sono? No, metà di no. Mi sa che gli fanno. No. Vabbè, niente, se teniamo americani. O gli inglesi. Boh. Statistiche, fabbrica. 0 giorni, cioè. Acquista un premium. Ma andrà a farvi fottere? Novità? No? Ok, allora. Niente, qui dice. Questo non ho capito se è il carro che abbiamo adesso. Primo carro blindato con cannone installato in una torretta. Mi sa che forse dobbiamo scegliere tra uno di questi, penso, ragazzi.
Beh, io prenderei questo. Se proprio devo. No. Beh, io ragazzi prenderei questo. Visto che ci sto. No, mi sa che forse non lo devo. Mi sa che forse ce le devo combattere, ragazzi. Non lo so. Giocatori in coda 70. Già ci stanno 70 persone. Che roba. Ma che roba. Le scarse prestazioni nella rete potrebbero avere un impatto negativo sulla tua esperienza. Ma dai. Ma guarda, non lo sapevo. Evita i bersagli per gli alleati, è un ottimo modo per guadagnare esperienza. Ragazzi, metà che così combatte. Ragazzi, che taglio. Se si combatte è tanta roba. Sì, ragazzi, in pratica ho questo qui. Questi qua sono gli alleati. Oh, fatemi cominciare. Fatemi È cominciare. ora di andare. Ma ragazzi, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno. In pratica noi ragazzi dobbiamo farci vedere i nemici. Oh, ma mi caschi. Vai a cagare. Io non vedo neanche nessuno, ragazzi. Ragazzi, non vedo nessuno. E sicuro noi dovremmo andare al a prendere la bandiera rossa, se non sbaglio. E qua non ti spiegano niente, però, ragazzi, prima ti buttano subito così. Brutta così la cosa. L'avevo visto io. Oh, quello? Ne ho trovato pure io uno. Oh, da dietro, no. Preso. Minchia, ragazzi, l'ho preso. Presi. Uno l'ho fatto fuori, ragazzi, l'altro invece no. Bueno, buono. Dove stanno altri? Però mi hanno fatto fuori. C'ho poca vita. Dove ho? Ah, andrò via. Quello? Dove ho? Cavolo, non si vedono più. Stanno là sopra però. Mazza, quanti ne stanno là sopra? Io mi nascondo. Se mi vedono qua sul cavolo. Come fanno fuori subito? Dov'è? Eccoli. Vieni fuori, vieni fuori. Minchia, non li faccio fuori. So che non si vede. No, non si vede. Oh, quello. Quello che dovrebbe salire, ragazzi, dovrebbe uscire fuori, si spera. No, non esce fuori. Eccolo, eccolo, eccolo. No, mi hanno fatto fuori, ragazzi. Io più che sono vissuto. Bastardi. Torniamo in officina. No, e che posso fare? Ah, devo per forza. Così, è andata. È andata a farsi fottere. È finita così. Che brutta cosa. Vabbè. Torniamo in officina. E i premi ti daranno quando è finita la partita. Ok.
Beh, ragazzi, sono in ristrettezza di tempo, quindi la partita ve l'ho fatta vedere, sembra carina come gioco. Ci butterò un po' di tempo sopra. Se vi farò anche qualche altro video, ma vorrei prima capire come funziona, perché questo è il mezzo. Come funziona? Filtro, disattiva. Apri dettagli, vediamo. Io prendo questo perché... No, ecco qua. Allora, velocità massima, attacco. Vabbè, vedi che ta... Guarda la roba che c'ha. Ragazzi, questa cosa non l'ho vista. C'ha rotazione, torretta, rotazione scafo, più veloce. Quello che so qua c'ha velocità massima, più alto. Beh, io ragazzi ve lo consiglio questo. Ve lo consiglio proprio. Tanta roba. So che adesso non lo posso potenziare. Ecco qua. Sconfitta. Bam bam. Ok, vediamo cosa si può. Pacchetti, consumabile, equipaggiamento, personalizza, vediamo. Interno, iscrizione, niente. Equipaggiamento. Vediamo se si può cambiare qualcosa. Equipaggiamento come vuoto. Consumabili. Perforanti. Queste cose sono cose che già c'avevo. Pacchetti. Che cosa sono questi cosi? Di sicuro quelli che si pagano, ovviamente. Ah no, che sono questi cosi? Carro attuale. Questo cosa mi dà? Mi dà più attacco, ragazzi. Guardate che taglio. Ce ne sono 144 pacchetti. Io utilizzerei questo. No, che cos'è questa roba sotto? Ah, mi cambia tutto quanto. Bueno. Questo ragazzi fa male. Accetta. È ora disponibile per l'acquisto. Ah, quindi poi lo devo anche acquistare. Ah, là siete stronzi. Vabbè, acquistiamolo. Ole, e ora ragazzi, fa tanto male. Questo? Questo qua non l'ho capito. È una cosa aggiuntiva, spero. Spero. Questi 35. Poi c'è stato questo qui, da più. Ma ragazzi, che taglio. Ragazzi, è taglioso. Carino come gioco. Qui invece compro un veicolo, cioè posso comprarne un altro? Adesso io lo compravo prima. Ah, ecco, però li si comprano da qua. Li devi scegliere da qua. Ah, ecco. Ma vai a vedere questo, che riceso. Questo sta poco. Questo già poco. Questo parte bello. Ma so che quello che ho io adesso. O no? Oh, ancora devo capire un po' di cose, ragazzi. Appena capirò di più, ragazzi. Comunque, ragazzi, io vi saluto. Commentate, spolliciate e condividete. E fatemi sapere se vi interessa questo gioco.